Beh, la domanda mi è stata fatta qualche volta effettivamente in questi mesi perché so che è un tema che ritorna. Io, come ho già avuto modo di dire, vorrei che fosse un non tema, cioè mi piacerebbe che, pur essendo un governo ampiamente rosa, perché metà dei ministri sono donne ministri di dicasteri importanti come quello della difesa, degli affari esteri, non diventasse un elemento di valutazione politica. Io credo che tutti, da chi fa la giornalista a chi sta in politica a vari livelli, il sindaco, il consigliere comunale, il Parlamento o fa qualunque altro lavoro, io facevo l'avvocato fino a un anno fa a tempo pieno, voglia essere giudicato per il merito di quello che riesce a fare nella propria professione, nel proprio impegno politico, e il fatto che uno sia uomo o donna non dovrebbe assumere davvero nessun rilievo, nessuna importanza. Per questo ho fatto quella battuta, perché mi piacerebbe davvero che il lavoro fosse valutato per quello che è. Si può essere d'accordo o non d'accordo con la riforma che abbiamo presentato, ci sarà qualcuno che voterà a favore, qualcuno che voterà contro, e alcuni lo hanno fatto anche con dei toni molto accesi, molto pesanti, però bisogna essere valutati per quello che riusciamo a fare tutti i giorni con il lavoro quotidiano. Il resto mi interessa meno e non lo considero né un elemento di vantaggio né uno svantaggio. Maria Elena Boschi è il ministro, come voi sapete, come è stato appena detto, è già il ministro delle riforme. Le riforme, in particolare le riforme costituzionali, la riforma del Senato, cioè la trasformazione dell'attuale Senato insieme alla riforma della legge elettorale, sono centrali. Domani comincia questo voto in Palazzo Madama, cioè al Senato, ma una delle cose che io sento più spesso dire anche a noi giornalisti è, soprattutto qui nel meridione d'Italia, i padri di famiglia non riescono ad arrivare alla fine del mese, i giovani non trovano lavoro. Le riforme, queste riforme costituzionali, sono davvero così importanti, così necessarie, così devono essere in cima all'agenda di un governo che ha priorità come quella appunto del lavoro, dello sviluppo economico? Sono la chiave per sbloccare tutto il resto. Noi riusciremo ad essere più efficaci e più rapidi anche nella nostra azione di governo, nella capacità di prendere le decisioni e di approvare quelle misure anche di carattere economico che riguardano l'occupazione, che riguardano per esempio l'energia. Nel nostro paese, se avremo uno Stato più semplice, più moderno, più coraggioso, e tutto questo passa attraverso le riforme costituzionali, attraverso un nuovo assetto che ti consenta, per esempio, di approvare una legge non in un anno, due anni, tre anni, come avviene adesso, perché uno stesso testo deve passare dalla Camera al Senato più volte, ma con un procedimento legislativo più rapido, con dei tempi certi che sono scritti nella Costituzione, con l'ultima parola che spetta alla Camera. E poi rivedere le competenze dello Stato e delle Regioni, come facciamo con questa riforma, significa creare occasioni di sviluppo economico per il nostro Paese. La riforma del 2001, che ha portato molte competenze dallo Stato alle Regioni, forse troppe possiamo dire dopo l'esperienza di questi 13 anni, e soprattutto che ha creato una confusione tra cosa doveva fare lo Stato e cosa doveva fare la Regione, è stato uno dei motivi di blocco del nostro Paese. Se noi riusciamo ad avere uno Stato che decide sulle scelte strategiche in materia di trasporti, di grandi infrastrutture, di energia, potremo creare maggiori occasioni di lavoro, perché metteremo le imprese in condizioni di operare con maggior semplicità, gli investitori stranieri saranno più interessati a venire nel nostro paese perché non dovranno scontrarsi con 20 legislazioni diverse per ogni regione, e se aprono un'azienda a Salerno, ad Agropoli, avrà le stesse regole di un'azienda che è a Milano o a Roma, e si creeranno occasioni di lavoro in più. Però quello che per me è importante ribadire è che le riforme costituzionali e la legge elettorale sono un pezzetto di un puzzle molto più completo, perché è vero che da domani in Senato voteremo le riforme costituzionali, ma il governo si è impegnato in questi 4 mesi in numerose riforme a cui stiamo lavorando in contemporanea: la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia di cui avete parlato anche ieri sera qui alla festa ad Agropoli,
la riforma del terzo settore che abbiamo approvato qualche giorno fa, la delega fiscale che il Parlamento ha affidato al Ministro Padoan e soprattutto la riforma del lavoro. E non dobbiamo dimenticarci che la prima misura importante che ha adottato questo governo all'inizio del suo mandato è proprio una misura che è andata a incidere sul cuneo fiscale, che ha ridotto la tassazione sul lavoro e che ha portato a un bonus di 80 euro in più in busta paga a 10 milioni di italiani. Quindi quella è stata la priorità del governo, la prima misura importante di questo governo. Ascolta, quando da credo 2 mesi, io personalmente che ho un po' seguito il pacchetto delle riforme per il giornale La Repubblica, scrivo settimana decisiva, ecco arriviamo, si sta facendo eccetera, ma insomma quando è che si va in porto, almeno nella prima lettura con questa riforma? Io mi auguro prima della sospensione estiva, questo è l'impegno che abbiamo preso verso i cittadini e stiamo lavorando tutti i giorni per rispettare questo impegno. Purtroppo sappiamo che ci sono anche dei tentativi di bloccare, di rallentare questo percorso di riforma. Alcuni purtroppo vengono anche da una piccola parte del nostro partito, non soltanto dall'esterno. Ecco, io credo però che se i cittadini italiani, agli europei, hanno dato fiducia al Partito Democratico e ci hanno dato fiducia con un risultato storico, quasi con il 41% dei voti, è perché le riforme si facciano, non perché siano bloccate da Mineo o da Minzolini. Quindi loro non ci fermeranno e noi non ci fermeremo, sicuramente andremo avanti su questo percorso di riforma. Ecco, oggi ho visto, quindi tu dici la prima lettura ci sarà entro il 10 di agosto, mi pare. Se c'è la volontà politica di farlo, l'impegno dei gruppi in Senato, è possibile, è realistico farlo. Ovviamente noi sappiamo che dobbiamo combattere con l'ostruzionismo del Movimento 5 Stelle, con l'ostruzionismo di SEL, che hanno presentato quasi 8.000 emendamenti, il che vuol dire rallentare tantissimo i lavori del Senato, ma noi sappiamo che ci sono anche delle tecniche procedurali che sono a disposizione del Presidente del Senato e valuterà lui se e come utilizzarle per consentire ad una maggioranza ampia che ha votato queste riforme in commissione di poter lavorare serenamente, di poter rispettare gli impegni che abbiamo assunto verso gli italiani. Ecco, tu hai detto oggi, ho visto su un quotidiano nazionale, sulla stampa, non è più tempo di trattative, come dire, dobbiamo andare a stringere. Però, onestamente, Ministro, ma quanto ti fidi di Berlusconi? Nel senso che, quello che voglio dire io, e voi avete fatto questo patto con Berlusconi e su questo patto si fonda un po' la celerità delle riforme, la loro approvazione della riforma del Senato, la sua approvazione. Ma proprio stamattina, ad esempio, Berlusconi, Forza Italia, il mattinale diceva, il mattinale è una nota che Forza Italia fa quotidianamente, e diceva, beh, insomma, noi poi in definitiva questo Senato così non eletto, perché il Senato nella riforma, poi magari ce lo spiegherai anche, non viene eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale, ma in seconda battuta dai consiglieri regionali, bene, diceva no, ma a me in realtà non sta poi così tanto bene. Quindi, come dire, il patto c'è, però si disfa facilmente. Tu ti fidi davvero di Berlusconi? Il governo si fida? Io mi devo basare sui fatti e devo dire che in questi 6 mesi di lavoro Forza Italia ha sempre mantenuto l'impegno sia sulla legge elettorale che sulle riforme costituzionali e ha continuato a farlo anche nei giorni di maggiore tensione per loro, al loro interno di fibrillazione, in attesa della sentenza, che poi insomma è stata pronunciata venerdì nei confronti di Berlusconi, con anche i loro dissidi e contrasti all'interno del partito. Forza Italia ha sempre continuato a lavorare seriamente sulle riforme e quindi io sono convinta che continuerà a farlo anche nei prossimi giorni e riusciremo a rispettare questo impegno, anche perché è una promessa che hanno fatto ai loro elettori in campagna elettorale, non è soltanto un accordo col governo o col Partito Democratico. E poi sappiamo bene che questo è un accordo che coinvolge Forza Italia, coinvolge la Lega, perché sulle riforme costituzionali anche la Lega pare possa diciamo approvare il testo, ma soprattutto è un accordo che è stato stretto all'interno della maggioranza, quindi che riguarda il PD, ma il Nuovo Centrodestra, Scelta Civica, i Popolari, quindi è un accordo ampio. Ci sono i numeri perché possa andare avanti nei prossimi giorni.
è stata una scelta del PD quella di aprire il dialogo a tutti i partiti presenti in Parlamento, tutti, ed è secondo me un valore in più che a differenza del 2001 e del 2006 le riforme non si facciano a colpi di maggioranza ma coinvolgono anche le opposizioni, perché devono essere riforme che riguardano tutti i cittadini, proprio perché sono le regole del nostro stare insieme, del nostro essere comunità, che dureranno probabilmente non 6 mesi, non un anno, ma per decenni, quindi è giusto che siano il più condivise possibili. Noi avevamo fatto lo stesso invito al Movimento 5 Stelle, è il Movimento 5 Stelle che non è stato poi interessato ad un dialogo con noi, ad un confronto con noi nel merito. Ecco, proprio questo ti volevo chiedere, invece di Grillo e dei grillini ti fidi di meno, oppure pensi che ad esempio sulla legge elettorale ci possa essere un lavoro comune, un'intesa? Purtroppo col Movimento 5 Stelle bisogna vedere che giorno è della settimana, perché i giorni pari stanno con noi al tavolo della trattativa e discutono la legge elettorale, i giorni dispari dicono che c'è un colpo di Stato, che siamo autoritari. Io non lo so se è l'effetto del Malox, però è difficile con loro effettivamente capire che cosa vogliono. Noi siamo arrivati ad fare un incontro in streaming con Di Maio, che ci diceva: benissimo, approviamo le riforme costituzionali e poi lavoriamo sulla legge elettorale, rivediamoci, fissiamo un nuovo incontro. E il giorno dopo Beppe Grillo, che sul blog l'ha smentito, ha detto basta, chiuse le trattative, non se ne parla più perché 20 giorni per decidere sono troppi. Oggi ha cambiato nuovamente idea, è tornato sui suoi passi, ha riaperto la discussione sulla legge elettorale. Ora, noi ci mettiamo tutto l'impegno per mantenere aperto il filo del dialogo, perché per noi è importante parlare con tutti, però capite bene che tra questi cambi altalenanti, a targa alterne, un giorno sì, un giorno no, tra chi, dopo averci detto che esistono le sirene, oggi ci ha detto che l'uomo non è mai sbarcato sulla Luna, insomma, facciamo un po' fatica poi a mantenere una serietà anche nel confronto. Senti, ancora una cosa sul Senato. Su questo nuovo Senato che il governo, che la maggioranza vogliono, insomma, il tuo disegno di legge, è criticato da molti. Nel senso che tanti dicono, attenzione, questa può essere una svolta autoritaria, tant'è che c'è addirittura una raccolta di firma online e molti costituzionalisti, alcuni costituzionalisti, solo il problema è che tu questi costituzionalisti mi pare li hai definiti i professoroni, e allora io ti volevo chiedere, cioè c'è un rischio, cioè tu non credi che si possano in parte, non so come, accogliere le obiezioni che vengono da personalità come Zagrebeschi, come Rodotà e anche da tutti quelli che hanno firmato questo appello online? Io ho avuto modo di confrontarmi con il professor Zagrebeschi, di leggere anche le sue osservazioni, perché sono osservazioni che oltre ad avere inviato a me ha comunque presentato alla Commissione al Senato nel corso delle audizioni, quindi le ha sottoposte anche a tutti i senatori, non soltanto a me. Il Partito Democratico peraltro ha organizzato nei mesi scorsi un seminario di approfondimento proprio sulle riforme costituzionali con i principali costituzionalisti italiani, compreso Zagrebeschi e Rodotà, che poi non sono venuti per altri impegni ma sono stati invitati al pari degli altri, e in quell'occasione c'erano oltre 30 costituzionalisti italiani e nessuno ha ravvisato questi rischi di autoritarismo che denunciano soltanto Zagrebeschi e Rodotà. Quindi la maggior parte dei costituzionalisti non vedono questo rischio. C'è per esempio il professor Olivetti, oggi su Avvenire, che ha fatto un'intervista in cui nega che ci siano questi rischi, come invece sostiene Zagrebeschi. Noi sappiamo che c'è una campagna del Fatto Quotidiano che sta raccogliendo delle firme perché stanno tenendo una posizione di conservazione, vogliono che la Costituzione resti così com'è, che nulla cambi, che tutto resti immutato. È una posizione legittima, noi ovviamente riteniamo che tutto così com'è non vada bene, altrimenti il nostro paese funzionerebbe meglio, quindi credo che sia un'esigenza di cui si parla da 30 anni nel nostro paese. Non accetto però che si dica che c'è un rischio di autoritarismo, perché questo semplicemente non è vero e basta leggere la Costituzione. Noi abbiamo creato nella riforma anche dei meccanismi di equilibrio, per cui per esempio abbiamo modificato le modalità per l'elezione del Presidente della Repubblica proprio per rafforzare
anche il coinvolgimento